Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi di anime, più nello specifico degli anime che usciranno quest'autunno e che ho intenzione di guardare. Questi ovviamente non saranno tutti gli anime che usciranno quest'autunno perché ho visto che ci sono tantissime uscite in programmazione. Io ho spulciato fra queste e ho selezionato quelle che realmente mi interessano. Alcune le attendevo con ansia, ma procediamo con calma. Il primo anime che sicuramente guarderò quest'autunno è la seconda stagione di Imoto Umaru-chan. Questo anime ve lo avevo consigliato nello scorso anime consigliato, che vi lascerò nelle schede qua sotto in descrizione, ed è un anime divertentissimo, veramente fantastico. È un anime simpaticissimo che gioca sulla doppia personalità della protagonista, ovvero Umaru-chan. Lei si mostra come una ragazza un po' perfettina, bella, bravissima a scuola, ma quando torna a casa si trasforma, tra virgolette, in una gran pelandrona. Tant'è che proprio animatamente, si rimpicciolisce una volta che mette il suo mantello da criceto e diventa una nerd, gioca ai videogiochi, mangia schifezze varie, insomma. Io mi ero innamorata della prima stagione, non vedo l'ora di scoprire che cosa ci sarà in questa nuova. Un anime che attendevo da tantissimo tempo, voi non immaginate da quanto, è La forma della voce, in uscita al cinema il 24 e 25 ottobre. Questo lungometraggio è tratto dal manga A Silent Voice, di cui vi ho parlato in un video che troverete sempre nelle schede qua sotto in descrizione, ed è un manga, una storia che parla di bullismo, di handicap. Infatti i protagonisti sono un ragazzo e una ragazza che non sente, e vedremo come dapprima questo ragazzo inizia a bullizzare la ragazza fino a diventare lui la vittima, dell'intera classe. È molto interessante secondo me perché tratta delle tematiche molto importanti in maniera molto forte e diretta. In particolare ho apprezzato tantissimo il percorso di crescita del bullo, da come la situazione si rivolta, no? Da persona che agisce contro gli altri, fa dispetti, prese in giro, ripetute e quant'altro, diventa lui poi la vittima, come cambia la sua mentalità. Insomma, secondo me c'è un percorso di crescita e formazione, non soltanto per questo personaggio, ma anche per altri, che è veramente molto interessante. Straconsiglio anche a voi di guardare quindi questo anime che troverete al cinema, le date le riporterò anche qua sotto in descrizione. Per l'evento credo che ci sia anche un cofanetto speciale del manga, quindi nel caso non lo abbiate recuperato, fatelo. Sicuramente guarderò anche l'anime tratto dal manga di Ancient Magus Bride, un manga a cui mi sono approcciata molto recentemente, di cui ho letto, se non sbaglio, i primi due volumi, e sono molto curiosa di vedere come sarà l'anime. Ovviamente non so se lo guarderò tutto perché ci tengo a leggere prima il manga, però man mano che andrò avanti con la storia sicuramente guarderò anche la versione animata. Sono veramente molto curiosa di vedere come verranno rese le magie, i personaggi, diciamo, paranormali, magici, fantasy, insomma. Queste cose a me piacciono particolarmente, secondo me l'animazione, i colori, può dare veramente una marcia in più. La storia del manga per il momento mi sta piacendo tanto, anche se non apprezzo particolarmente la protagonista, Chise, una ragazza di 16 anni, se non sbaglio, che viene acquistata come apprendista da uno stregone e non sembra particolarmente attiva nel suo ruolo di protagonista. Insomma, mi sembra un personaggio veramente abbastanza passivo. Non interessante al momento, però sono ancora solo all'inizio della storia. Un anime nuovo che uscirà quest'autunno in simulcast su Vid è Just Because. Protagonisti di questa storia sono dei ragazzi liceali del terzo anno che non vedono l'ora di diplomarsi, finché non torna a scuola un loro vecchio compagno di classe che è stato con loro fin dalle medie, e questo ritorno scombussola veramente tutti. Purtroppo non sono riuscita a trovare tantissime informazioni riguardo a questo anime. Ho spulciato qua e là i trailer, le immagini per cercare di capire un po' i toni di questo anime e mi sembra una storia abbastanza cupa, almeno le immagini che ho visto sono veramente molto scure. Anche i personaggi, come sono disegnati, non sono necessariamente belli come capita in tanti shoujo, in tanti anime, scolastici. Mi sembra quindi una storia più intensa e matura e non vedo l'ora di scoprirne qualcosa di più. Sicuramente guarderò i primi episodi per farmi un'idea e poi vi farò sapere se sarò andata avanti oppure no. E poi devo ammettere di essere un tantino curiosa di sapere che caspita ha fatto di male questo ragazzo per meritarsi tutta questa agitazione al suo ritorno a scuola. Un altro anime che non vedo l'ora di guardare, soprattutto per le tematiche che tratta, è Evil or Live. Questo anime parla di una società in cui
è scoppiata una nuova malattia, ovvero la dipendenza dalla tecnologia. Si chiama infatti net addiction e spinge i giovani ad isolarsi sempre di più, ad essere sempre più tristi e dipendenti appunto dalla tecnologia. Per questo viene istituito un centro di riabilitazione per questi ragazzi, che però si scoprirà essere una prigione. Anche in questo caso, secondo me, si tratterà di un anime dalle tematiche molto forti e non vedo l'ora di vedere come verrà sviluppato questo tema, soprattutto all'interno della società giapponese, se ci saranno dei riferimenti chiari alla società d'oggi, se ci sarà una sorta di filosofia, cura, modo di uscirne, insomma, sono veramente molto curiosa di vedere come si evolverà il tutto. E devo ammettere di essere un po' intrigata anche dall'aspetto veramente molto creepy della storia, ovvero dell'imprigionare i ragazzi. A me piacciono anche questi thriller, queste cose un po' cupe. L'ultimo anime di cui voglio parlare oggi è un anime più leggero, ovvero Anime Gataris. Anche in questo caso i protagonisti sono dei liceali che vogliono fondare un club di ricerca sugli anime. Minoha, che penso sarà la protagonista di questa storia, è un po' una novellina nel campo dell'animazione, però grazie all'apertura di questo club e alle persone che si uniranno di volta in volta scoprirà sempre più cose. Parleranno di anime, faranno pellegrinaggi, visiteranno i veri luoghi dove si sono svolte le storie di cui parlano, insomma, mi sembra un anime divertente, di intrattenimento, ma anche interessante. Nel senso che non vedo l'ora di vedere quali anime verranno trattati, di che cosa parleranno, i luoghi che visiteranno. Insomma, sono pronta ad aspettarmi qualcosa di intrattenimento, di simpatico e divertente, un po' alla Imoto Maru-chan, anche perché dalle immagini i personaggi sembrano veramente molto carini. Però allo stesso tempo mi aspetto anche qualcosa di un tantino diverso e interessante, almeno a me piacciono tantissimo gli anime, sto imparando anch'io pian piano diverse cose sull'animazione, quindi secondo me potrebbe essere una buona occasione per conoscere cose nuove. Oltre che per farmi due risate, perché come potete vedere i miei gusti tendono molto sul lato oscuro, tetro e mystery barra molto creepy. Questi erano quindi gli anime che ho intenzione di guardare quest'autunno. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, se anche voi guarderete uno di questi anime, se ne avete altri da consigliarmi. Insomma, a me fa sempre molto piacere ricevere i vostri consigli, quindi fatemi sapere qua sotto. Sempre qua sotto in descrizione troverete anche il mio profilo My Anime List, dove elenco tutti gli anime e manga che sto seguendo, a che punto sono, quelli che ho già visto, quelli che vorrei vedere. Insomma, se è una cosa che vi interessa, magari dateci un occhio. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!